È un assalto continuo, ragazzi, è un assalto continuo. Il Milan non si ferma, scatenati sul mercato. La società rossonera ha messo a segno il sesto colpo di questa campagna di rafforzamento estiva ed è pronta a compiere il settimo acquisto dell'estate. Un colpo ancora più importante rispetto a quelli messi a segno fino ad ora, ma andiamo con ordine e andiamo gradualmente. Innanzitutto vi invito ad iscrivervi al canale, continuate a farlo, siamo sempre di più e vi ringrazio tanto. Mettete like e attivate la campanella. Procediamo subito con le notizie. Il Milan questa mattina intorno alle 12 ha praticamente, anzi forse anche prima, intorno alle 11:30 ha praticamente preso Okafor, Noah Okafor, giocatore svizzero, quindi passaporto comunitario, perché gli svizzeri vengono comunque ritenuti a livello di legislazione, vengono comunque ritenuti comunitari. Il Milan lo ha preso per 14 milioni di euro al giocatore, 5 anni di contratto a 2 milioni di euro più bonus, operazione conclusa. Il giocatore sta arrivando in Italia, sta arrivando a Milano, vi faremo vedere le immagini dello sbarco di Okafor, ovviamente poi successivamente anche delle visite mediche, ma la cosa importante è che il Milan ha chiuso per l'attaccante. In molti si chiedono, ma dove giocherà Okafor? Tatticamente dove potrà essere collocato? Da quello che ci risulta, a livello tattico Okafor sarà il vice Olivier Giroud, quindi sarà il giocatore che si alternerà con il giocatore di esperienza che è Giroud, che però ha 37 anni, Okafor ne ha 23, è un classe 2000, dunque molto, molto giovane. In rampa di lancio, ha segnato l'anno scorso diversi gol sia nel campionato austriaco con la maglia del Salisburgo ma anche in Champions League. Vi ricordate il gol che ha fatto Okafor contro il Milan, segnando proprio a Mike Maignan in quell'1-1 tra Salisburgo e Milan in Austria? Eravamo lì, me la ricordo molto bene la partita, era stato uno dei giocatori che ha messo più in difficoltà la difesa rossonera, anche ha messo in difficoltà anche Pier Kalulu in quell'occasione. Okafor può giocare in tre ruoli e, e sono le statistiche a dirlo. Ha giocato nella sua carriera 64 partite da esterno sinistro, ruolo praticamente di Rafa Leao, 64 partite da punta, ruolo di Olivier Giroud, 38 partite sulla destra, ruolo che potrebbe essere di Chukwueze, ma ne parliamo tra poco di Chukwueze. Quindi è un jolly offensivo, giocatore che può essere schierato su tutti e tre i fronti dell'attacco. Credo personalmente che sarà lui il vice Giroud, il francese si alternerà con il giocatore svizzero, dipende dall'avversario, dipende dal modulo, dipende da come Mister Pioli vuole giocare, ma è un acquisto anche in prospettiva, perché Okafor, che tra l'altro era stato inseguito anche dall'Inter e dalla Juve, in questo caso si potrebbe anche dire Juve-Inter beffata, visto che ormai il termine viene utilizzato solo quando sfumano i giocatori del Milan, Milan è chi lo seguiva già ai tempi della partita appunto in Austria con tra i rossoneri e il Salisburgo, operazione che sotto traccia era proseguita e poi nel giro di 48 ore il Milan ha sciolto le riserve. Hanno fatto questo ragionamento: vogliamo prendere Chukwueze che è extracomunitario, quindi va preso un attaccante comunitario, hanno scandagliato la loro lista e hanno preso Okafor, che aveva già un accordo di massima da diverso tempo con il Milan, quindi era un qualcosa che bolliva già in pentola. Questo per dire che il Milan sta no, mi sta arrivando un altro messaggio di mercato, ma lo leggiamo dopo. Questo per dire che il Milan lo stava già trattando da tempo. Rossoneri che ora vanno dritti, spediti su Chukwueze. L'obiettivo è concludere l'operazione nel giro di 24-48 ore. E l'obiettivo è di chiudere l'operazione prima possibile, perché dopo aver praticamente preso Okafor, che appunto svolgerà le visite e firmerà il contratto nelle prossime ore, il Milan concluderà anche Chukwueze. Questa è un'operazione molto importante, operazione da quasi 30 milioni, si parla dai 25 ai 28 bonus compresi, insomma il Milan vuole investire
il Milan sta cercando di concludere il settimo sigillo, il settimo acquisto sul calciomercato, ed è un acquisto importante, un acquisto di grande valore, perché il Milan ha deciso di fare all-in sulla fascia destra. Quante volte abbiamo detto, ma il Milan deve rinforzare un ruolo che da anni non ha un grande interprete, cioè la fascia destra. E dopo l'arrivo di Salemaker, dopo l'arrivo di Messias, il Milan finalmente ha un giocatore di grande valore. Chukwueze l'anno scorso ha anche segnato al Real Madrid, deve migliorare in fase realizzativa, ma è un giocatore fisico che salta l'uomo, rapido, un driblomane, un giocatore... stavo leggendo un altro messaggio che mi è arrivato. Un giocatore che salta spesso l'uomo e che mette la palla al centro per l'attaccante. Quindi per Giroud, che è al centro dell'attacco, magari anche Okafor per l'attaccante, diciamo così, arriveranno continui cross, continui palloni. Sarà molto contento, credo, Olivier Giroud di questa cosa. Leao a sinistra e Chukwueze a destra. Questo mi porta a pensare che il Milan vuole puntare molto sul 4-3-3. D'altronde lo ha detto anche Stefano Pioli in questa intervista a Sky prima di partire per l'America. Ha detto sì, proveremo a effettuare il cambio di modulo passando al 4-3-3 senza trascurare gli altri moduli, perché in effetti il Milan sta ragionando sempre sul 4-2-3-1. Sarà però interessante capire davvero il Milan come intenderà giocare la prossima stagione, con quale modulo principale, se il 4-3-3 o il 4-2-3-1. Al di là di questo, torniamo invece alle notizie di calciomercato, perché oltre lo sbarco di Okafor nelle prossime ore in Italia, vi faremo vedere le immagini, oltre all'arrivo di Chukwueze sempre più vicino, veramente ad un passo da definire solo i dettagli del contratto, il Milan sta per cedere anche Ballo Touré, che però si è preso delle ore per decidere tre offerte: quella arrivata dalla Premier League, il Fulham, quella arrivata dall'Italia, il Bologna, sarebbe un prestito da quello che ho capito, e quella arrivata dalla Francia, cioè il Nizza. Il giocatore non ha ancora sciolto le riserve, si prenderà ancora del tempo per decidere. Il Milan, oltre Chukwueze e Okafor, farà dunque anche un centrocampista, che dovrebbe essere Musa, un terzino sinistro al posto di Ballo Touré, salgo nelle quotazioni di Calafiori, e un difensore centrale, perché partirà anche il buon Gabbia. Quindi praticamente altre 4 operazioni, 6 sono ufficiali, altre 4 arriviamo, anzi 5 sono ufficiali, altre 4 arriviamo a 9, e non escludo altre sorprese. Quindi abbiamo detto Okafor, Chukwueze, il terzino al posto di Ballo Touré e il difensore centrale, altre 4 operazioni oltre a quelle già ufficializzate. Per ora è tutto, ci vediamo più tardi, vi farò vedere le immagini di Okafor, e poi se ci saranno novità ci risentiamo. A presto.